Come abbiamo visto, tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, la Chiesa secolare si rafforza a seguito della lotta per le investiture, che ha visto momentaneamente prevalere il Papa Gregorio VII sull'imperatore Enrico IV di Francia. Il suo successore, Papa Urbano II, approfitta di questa situazione e nel corso dei lavori del Concilio di Clermont tiene un discorso che segnerà la storia dei secoli a venire. Fa appello a tutti i cristiani perché si rechino in Terra Santa a combattere i turchi. Il Papa a quel tempo è la massima autorità dell'Europa e dunque il suo appello non rimane certo inascoltato. In poco tempo una spedizione di cavalieri prende la via dell'Oriente per quella che passerà la storia come la prima crociata. Il 15 luglio del 1099, trasformate le navi della flotta genovese in torri d'assalto, le truppe di Goffredo di Buglione, i duchi di Lorena, di Roberto di Normandia e Roberto di Fiandra, di Tancredi d'Altaville e di Raimondo di Tolosa, aizzate dalle continue prediche dei prelati Pietro l'Eremita e Arnolfo di Rue, espugnano Gerusalemme dopo oltre un mese di assedio e la sottopongono ad uno spietato saccheggio. Il massacro di decine di migliaia di uomini, donne e bambini, di famiglie musulmane soprattutto, ma anche di migliaia di ebrei ed ortodossi è spaventoso e rimarrà impresso per sempre nella memoria dei popoli arabi. Raimondo di Aguilera, che ha partecipato alla carneficina, racconta: alcuni pagani furono misericordiosamente decapitati, altri furono trafitti da frecce o gettati dalle torri, altri ancora furono torturati a lungo ed infine bruciati in terribili rose. Nelle case e per le strade si accumulavano mucchi di teste, mani e piedi, e i cavalieri correvano da una parte all'altra calpestando cadaveri. Gli invasori papali danno vita quindi a ben quattro stati fantocci, oltre al regno di Gerusalemme, la contea di Edessa, il principato d'Antiochia e la contea di Tripoli, occupando in pratica una striscia di territorio che va dalla penisola del Sinai fino alla Turchia. Concluso il loro ingaggio, che secondo le parole del pontefice avrebbe dovuto consistere nella difesa delle rotte del pellegrinaggio, molti crociati fanno ritorno in patria, o perché non sono più disponibili a massacrare uomini, oppure per beneficiare delle regalie e dei condoni tombali che lo stesso Papa ha dispensato opportunamente per loro. Altri vengono invece invitati a rimanere nelle colonie e sono i più agguerriti. Nascono dunque gruppi di cavalieri che fanno voto di spendere la propria vita per difendere i luoghi santi conquistati. Tra le confraternite dei crociati in permanenza, l'ordine dei canonici regolari del Santo Sepolcro di Gerusalemme viene fondato nel 1099, lo stesso 1099 da Goffredo di Buglione, a cui segue l'ordine di San Giovanni dell'Ospedale, mentre per quanto riguarda l'ordine del Tempio di Salomone, ossia l'ordine dei Cavalieri Templari, la data di fondazione è ancora incerta. Sappiamo soltanto che il cavaliere Hugues de Pan viene nominato primo maestro di questo nuovo particolarissimo ordine monastico. È lui che insieme al compagno d'armi Goffredo di Saint-Omer organizza il nucleo originario della confraternita, la cui nascita formale è datata 23 gennaio 1120, ossia in occasione di un concilio tenutosi a Napoli. Durante i lavori di questo concilio il re fantoccio Baldovino II dei Conti di Loria cede la sede del tempio al gran maestro assieme ai loclavi presso la moschea di Anax. Il cronista Simon di Saint-Bertin documenta così la nascita dell'ordine dei Templari. Durante il suo regno, alcuni cavalieri decisero di non tornare fra le ombre del mondo dopo aver così interamente e intensamente sofferto per la gloria di Dio. Di fronte ai principi dell'armata di Dio, essi si votarono al Tempio del Signore. Con questa regola avrebbero rinunciato al mondo, donato i beni personali, rendendosi liberi di perseguire la purità e conducendo una vita comunitaria, con abiti dismessi, usando le armi, però solo per difendere la terra dagli attacchi incalzanti dei pagani, quando la necessità lo avrebbe dovuto. Dal 1127 e il 1129 Hugues de Pan torna in patria per raccogliere donazioni, denaro e nuove adesioni a sostegno della causa. Duchi, marchesi, conti, avventurieri di ogni parte d'Europa aderiscono al suo appello. Tra questi, il conte di Champagne, il conte di Tolosa, i conti di Normandia con i loro eserciti privati, ai quali a seguito della prima crociata è stato assegnato il controllo della ricca città e del principato di Antiochia. In questo periodo uno dei problemi che affligge l'iniziativa del gran maestro dei cavalieri del tempo è quello di conciliare la lotta armata con la dottrina della Chiesa, che, sebbene si sia modificata altamente durante il corso dei secoli, predica ancora tutt'altro. La cavalleria e le attività d'armi sono infatti considerate illecite per il clero ed anche a maggior ragione per gli ordini monastici. Anche se rispetto alle posizioni dei primi martiri cattolici, le posizioni sono altamente allentate.
Arriva allora il sostegno di una delle personalità più in vista e autorevoli della Chiesa, il monaco cistercente Bernardo di Chiaravalle, fondatore della famosa abbazia di Clairvaux. Il teologo teorizza il malicidio per giustificare le attività degli ordini dei monaci guerrieri e si offre a contribuire alla prima stesura della regola dei Templari, oltre che a intervenire a loro favore nel De Laude Novae Militae, un trattato in cui loda la nuova cavalleria, datato 1128. Bernardo afferma: in verità, i cavalieri di Cristo combattono le battaglie del loro Signore senza correre rischi, senza in alcun modo sentire di aver peccato nell'uccidere il nemico, non temendo il pericolo della loro stessa morte, visto che sia il dare la morte, sia il morire, quando sono fatti in nome di Cristo, non sono per nulla atti criminosi, ma addirittura meritano una gloriosa ricompensa. Per questo motivo dunque, per Cristo, quindi Cristo si persegue ed egli è lo strumento di Dio per la punizione dei malfattori, per la difesa dei giusti. È vero, quando egli uccide un malfattore non commette omicidio, ma malicidio, e può essere considerato il carnefice autorizzato da Cristo contro i malvagi. Ovviamente questa posizione è totalmente in contraddizione con la posizione del cristianesimo originario, che venne perseguitato dai romani proprio perché predicava che i cristiani non potessero prestare servizio militare per i romani. Hugh de Pen, dopo aver consegnato il messaggio del re di Gerusalemme a Bernardo di Chiaravalle, in cui si chiede di intercedere affinché i templari ottengano l'approvazione e il sostegno aperto del Papa, si reca a prendere parte al concilio di Troyes, così chiamato perché ha luogo nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a Troyes. Il 13 gennaio del 1129 il Consiglio si apre alla presenza del legato del Papa, il cardinale Matteo di Albano. Sono presenti, oltre agli abati cistercensi e cluniacensi che rispondono agli ordini di San Bernardo, l'arcivescovo di Reims, Guglielmo II di Nevers, Tebaldo II di Champagne, eccetera. In questa sede l'ordine dei Templari viene dotato di una propria regola, ricavata dalla regola di San Benedetto, con l'aggiunta di opportune modifiche tratte dalla regola cistercense e dal pensiero agostiniano. La regola, successivamente conosciuta come regola primitiva, così modificata, viene approvata dal Papa e anche da Stefano di Chartres, patriarca latino di Gerusalemme. Secondo la dottrina di San Bernardo, i cavalieri, oltre ai tre voti di povertà, castità e obbedienza, tipici della tradizione monastica, formulano il giuramento di sangue, con la promessa di condurre una lotta senza quartiere per tutta la vita contro gli infedeli. Ai monaci guerrieri viene chiesto non solo di abbandonare il mondo per espiare i propri peccati e servire la Chiesa, ma anche di utilizzare le armi per la causa della cristianità. In sostanza, vengono autorizzati a prendere parte alla guerra, che sarà lunghissima e estremamente sanguinosa. Ulteriore definizione del ruolo e delle prerogative dell'ordine è espressa dalla bolla Omne Datum Optimum, emanata da Papa Innocenzo II. Questa bolla deve essere considerata il vero atto istitutivo dell'ordine, perché sancisce la loro totale indipendenza da altro potere che non sia l'autorità papale, l'esenzione dal pagamento di tasse e gabelle, la possibilità di costituire un proprio clero e di beneficiare della protezione apostolica in qualsiasi circostanza. Vengono confermati i voti di obbedienza e disciplina collettiva e le regole più fanate. In altri testi posteriori si ammette, anzi si giustifica, la pratica del bottino di guerra, in pratica del saccheggio. In merito alla povertà, i cavalieri sono ancora tenuti ufficialmente a donare tutti i loro beni, solo metà se sono sposati, a sostegno dell'ordine, ma viene previsto che i superiori dell'ordine possano avere in possesso terre e anche a servire uomini agricoltori, diventando quindi feudatari. Con la bolla Militis Templi del 1144, Papa Celestino II concede ai templari altri privilegi, il permesso ai cappellani di officiare una volta all'anno in regione o città interdette, raccogliere le questue. Con la bolla Militis Deis dell'anno successivo viene permesso di costruire oratori, di avere completa indipendenza, raccogliere le decime, seppellire i propri morti in propri cimiteri, e la protezione apostolica in questo caso viene estesa ai parenti, alle loro proprietà e perfino a chi lavora per loro, con per i cavalieri come schiavo servo della re. La fama, la ricchezza e il potere dell'ordine cresce dunque dopo ogni spedizione.